stata pensata dal presidente Fruscio di questo rapporto. Oggi parleremo finalmente, dopo 5 anni di question time, 5 anni, in apprezzato, ci vogliamo arrivare, ci vogliamo arrivare. Quindi il diritto di replica, c'è gli atti da valutare, sarà anche una... Prego, non si può scrivere. Sì, davvero, non vi sbatte, perché non è una università di prego, consigliere Silvio, prego, consigliere Silvio. Buongiorno a tutti. Allora, intervengo sul secondo capo riguardante il regolamento delle commissioni. Volevo l'attenzione della signora dottoressa Mauro. Dottoressa? Consigliere Silvio. Lei viene ha richiesto di avere tutti i consiglieri. Consigliere Silva, ma cosa fatto? Consigliere Silva, va bene, ho richiesto da tutti i consiglieri comunali di una. Scusa, allora però, voi non potete provare una strada, che se mi chiamate per me non è un numero della legge, è un numero di voi. Non è chiaro, c'è il consigliere Silva che vuole parlare, che deve parlare, si sta parlando, lasciamo parlare, grazie. Allora, cerco di azzerare e di rimanere tranquillo e calmo, perché io penso solo una cosa, che se ci crediamo addosso diamo uno spettacolo indegno di quello che dovrebbe essere il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale è quell'organo che è tenuto a guardare la vita dei cittadini, a cercare di dare risposte concrete, non la simpatia dell'uno rispetto alla simpatia dell'altro. Allora io faccio molta fatica stamattina a capire quali sono le motivazioni che l'opposizione mette in campo per non votare questo regolamento. Mi spiego velocemente. Così come qualcuno ha fatto l'elenco dei consiglieri che stanno di qua, chi sono, io faccio una rapida fotografia di questa. 5 degli 8 consiglieri di opposizione sono 5 consiglieri rieletti che facevano parte, alcuni dell'opposizione ed altri della maggioranza, che già hanno votato questo tipo di regolamento, già hanno fatto proprio questo tipo di regolamento. Nel 2012, con la nuova consiglio, consentitemi di parlare per un momento, come io ho concesso a tutti di parlare senza essere interrotti. L'allora presidente del Consiglio Pasquale Fruscio presentò questo regolamento. Non voglio dire pari, perché se no finirei il lavoro di chi ha fatto in questione, ma per gran parte che rispecchia questo tipo di regolamento. Quel regolamento fu approvato dagli allora consiglieri che stanno nei banchi a me, molti dei consiglieri, ma eccezione per due, 3 dei consiglieri che sono quelli più, diciamo, rigorosi, c'era la dottoressa Marco, io faccio i nomi perché poi dopo le repliche mi piace sentirle, il dottor Capano, c'era l'amico mio Raffaele Petrone, e facevano parte di quella maggioranza che hanno approvato questo regolamento, ritenendolo in linea con principi economicità, democraticità. E quindi io non capisco, stamattina proprio quei consiglieri sono... Alcuni di voi